ma se l'ho appoggiato e l'hanno poi salvato, mi tagliate a misura il soldato, che permetterà ulteriormente di cerchiare gli elementi tra loro, gli elementi che si prendono in questa parte. Comunque sarà posizionata una cerchiatura metallica che stringerà il punto dove scarica tutta la forza la volta, e diciamo con questo abbiamo sufficienti garanzie che la struttura possa continuare ad esistere e a sostenersi magari qualche altro scossa di terreno. Abbiamo metallica interna che ripropone le forme della struttura architettonica, quindi ottagonale, che avrà il compito, essendo progettata per essere molto rigida, di assorbire, collegata ovviamente opportunamente alla struttura architettonica, le sollecitazioni che eventualmente un sisma nuovo possono produrre sull'architettura storica, e quindi essere l'elemento che fa da presidio e in grado di sostenere gli sforzi che la struttura architettonica storica non sarebbe più in grado di sostenere. Ovviamente, novità dell'ultimo minuto, abbiamo scoperto che il progetto del Bertani ha, come dire, inserito nella struttura storica degli elementi molto particolari che non si ritrovano solitamente nelle architetture dell'epoca e che hanno contribuito in maniera sostanziale a impedire il collasso dell'Irlanda durante l'ultimo sisma. Peraltro nel 1570 il terremoto che ha colpito Ferrara, molto simile a quello del 2012 che ha interessato anche Mantova, non ha procurato seri probabilmente danni, perché non vi sono memorie che l'Irlanda abbia avuto collassi o perdite di materiale significativo, che quindi già all'epoca era stata, diciamo, sostanzialmente collaudata. Noi abbiamo per certi versi ripercorso il progetto del Bertani, utilizzando la parte interna come elemento più rigido, a cui la parte esterna della Serliana viene, attraverso elementi metallici, aiutata e assorbita nei suoi sforzi da quella interna, la struttura principale e più resistente. Quindi abbiamo organizzato il progetto, e quello che stiamo realizzando, proprio secondo questo tipo di filosofia che, vediamo molto casualmente, si è allineata anche al progetto storico del Bertani. Allora, ci sarà una connessione tra gli elementi, quelli più bassi e quelli più alti, all'altezza dove siamo ora? Sì. Tutta la parte del tamburo che grava sulle colonnine della Serliana viene, attraverso un sistema di elementi metallici che rimarranno nascosti sotto il camminamento della balaustra, riportati nei loro sforzi a essere scaricati alla struttura interna metallica, che invece ha una conformazione di rigidità e di capacità di sollecitazione molto maggiore di quella della struttura di base. Rimane da completare la balaustra e da riposizionare il lanternino. Il lanternino, che verrà riproposto nelle sue forme, ma non nelle sue materiali costituenti storici, in quanto si è valutato che l'eventuale peso di un elemento ricostruito con materiali storici avrebbe comportato dover valutare di aiutare le capacità di assorbimento di questo carico in caso di sisma anche della volta, quindi ci avrebbe portato a implementare le strutture di miglioramento e di sostegno metalliche in maniera considerevole rispetto a quelle che invece stiamo realizzando. Quindi la lanterna verrà realizzata in materiale più leggero, armata in modo tale da avere una sua solidità e rigidità interna, ma decisamente molto più leggera.
e quindi verrà usato sostanzialmente il gas beton come elemento che è modellabile, quindi verranno riproposti gli elementi nelle sue forme geometriche come in originale, ma sostanzialmente con caratteristiche materiali e strutturali diverse da quelle che era una vecchia lanterna. Anche la balaustra verrà ricostruita e ricomposta.